Ciao amici, in questo video documento la posa della pavimentazione esterna del glamping. La pavimentazione è di VPC, è un legno composito fatto in questo caso da bambù e materiale plastico. Non è quindi legno naturale, meglio così perché questo materiale dura molto più del legno e facciamo anche del bene all'ambiente perché il legno dovremmo cambiarlo ogni tot anni. Questo materiale dura almeno il doppio, ma molto più del doppio rispetto al legno. L'ho acquistato online, come sempre vi lascio il link qui sotto in descrizione. I listoni di VPC non possono essere appoggiati direttamente sul suolo, altrimenti marcirebbero. Io li tengo rialzati con questi profili di alluminio che ho già appoggiato per terra per essere sicuro che il materiale mi sia sufficiente, e fortunatamente questa volta il materiale è sufficiente. Vediamoli da vicino questi profili, che sono un po' conci perché li ho tenuti in stalla per alcuni mesi. Ovviamente quando mi sono arrivati erano pulitissimi e come vedete non sono per niente piegati. Io ho acquistato questi, sono quadrati, sono lunghi 2 metri e hanno il lato di 3 cm, lo spessore è di 2 mm, guardate nel link qui sotto, ritrovate anche di altre misure. Questi sono i listoni di VPC, io li ho trattati malissimo come sempre, ma come vedete sono ancora perfetti, non sono per niente piegati. Li ho comprati marrone scuro per tutta una serie di ragioni, ma sono disponibili anche in altri colori. Sono lunghi 2 metri, larghi 15 cm, lo spessore è di 2 cm e mezzo. Li ho portati tutti qua a mano, vi assicuro che pesano, non ho modo di pesarli, ma si capisce che il materiale è buono, quindi io li consiglio questi. Come vedete, su una delle due superfici sono state applicate delle scanalature per evitare lo scivolio, mentre l'altra superficie, questa ovviamente sta sotto, questa sta sopra, l'altra superficie è invece liscia. Queste sono le clip di fissaggio, io ne ho comprate tantissime, sono queste, sono di acciaio inox. Come si usano è abbastanza intuitivo, comunque poi vi farò vedere appunto come si posano. Vi lascio qui sotto in descrizione il link per la guida veloce e per quella completa. Se siete principianti come me, leggete attentamente entrambe. Io qualche indicazione ve la comincio a dare. Tra i listelli, quindi tra i profili di alluminio, devono esserci 35 cm di distanza. Questo è il primo profilo della fila, diciamo quello vicino alla parete. Non possiamo appoggiarlo alla parete, deve esserci almeno un centimetro di aria, un centimetro di distanza. Questa doga, come vedete, rimane a sbalzo sul profilo. Ecco, lo sbalzo, quindi la parte che sporge dal profilo, non può essere superiore a 5 cm. In questo caso io sono a posto. Altra informazione importante, le teste delle doghe non devono andare a toccarsi. Deve esserci un po' d'aria. Quant'aria è scritto nelle istruzioni, dipende dalla temperatura di posa. Nel mio caso è inferiore a 20 gradi, quindi la distanza è di 8 mm. Ecco, a seconda della vostra temperatura di posa, nelle istruzioni vi viene detto quanta aria lasciare tra le teste delle doghe. Altra info teorica che vi voglio dire subito: quando il profilo non è lungo abbastanza per andare a coprire tutta la superficie che dobbiamo pavimentare, come nel mio caso, ecco, non possiamo mettere i profili in questo modo, testa contro testa, no, bisogna affiancarli in questa maniera per quella che è almeno la larghezza della doga. Nel mio caso appunto sono 15 cm. Vi mostro come stiamo portando avanti il lavoro, che devo dire sta venendo molto bene. La pavimentazione è assolutamente stabile. Come prima cosa abbiamo fissato i profili di alluminio al cemento. Per fissarli li abbiamo forati in 3 punti, se li forati in più punti meglio ancora. Li abbiamo forati da entrambe le estremità, abbiamo infilato una vite che abbiamo fissato al cemento con un tassello. I listoni si fissano poi appunto a questi listelli di alluminio con queste clip di acciaio inox. Vi mostro ora come si posa un altro listone. Infiliamo nelle clip un altro listone. Un trucchetto per incastrare il listone nelle clip, non è da manuale, forse non andrebbe neanche fatto, ma è comodo. Io
ho trovato questa accortezza, spingo in avanti e al contempo verso il basso, senza fare troppa pressione, si va a incastrare. Ecco, se mi vedi un professionista magari mi dice sei un cacchione, però almeno si fa in fretta facendo così. Infiliamo una clip. Foriamo il profilo di alluminio. Ecco, facciamo attenzione a non rovinare ovviamente il listone di VPC. Molto bene. E ora blocchiamo con una vite. Ad ogni profilo di alluminio ho fissato una clip. Tutte queste clip tengono fermo il listone che ho già posato e il listone seguente che devo andare a posare adesso. Quindi l'installazione, diciamo, è molto semplice, nulla di difficile. Bene, ho posato diverse doghe, sono quasi alla fine dei profili di alluminio. Come proseguiamo quindi? Come affianchiamo quelli successivi? Non in questa maniera, quindi non vanno messi testa contro testa, ma vanno affiancati. Vanno affiancati per quella che è almeno la lunghezza di una doga, quindi nel mio caso 15 cm. Affianchiamo uno, affianchiamo anche il secondo. In questa maniera. Bene, abbiamo finito di posare questi profili di alluminio. Non si muovono più, li abbiamo fissati con dei tasselli e con delle viti. Siamo all'ultimo profilo. Ecco, questo non va messo all'esterno come gli altri, ma va messo all'interno. Perché questo? Perché altrimenti si vedrebbe. Ricordo che non sono un professionista, sto facendo la posa in maniera hobbistica. Dunque, questo è l'ultimo listone dei travetti, chiamiamoli vecchi, la prima posa di travetti che ho fatto. Per travetti intendo ovviamente questi profili di alluminio. Ok, con il listone successivo vado a iniziare la posa sui nuovi travetti, quelli che ho posato in un secondo momento. Facciamo un piccolo check. Il listone mi sporgerà dal travetto di 3,4 cm circa, che è meno dei 5 cm di manuale. Ricordo che 5 cm è la sporgenza massima del listone dal travetto, quindi in questo caso sono a posto. Vediamo dall'altro lato. In questo caso sporgerà di circa poco più di 3 cm, quindi anche in questo caso andiamo bene. Continuiamo. Per posare i listoni sui travetti vi consiglio di utilizzare due trapani avvitatori. Così facendo, con uno potrete andare ad avvitare, mentre con l'altro potete praticare un preforo. Ecco, se non ne avete due, magari fatevene prestare uno da un amico. Per le clip sto usando viti inox a testa svasata, mi raccomando, è importante che la testa sia svasata, da 2,9 x 25 mm. Per non rischiare di rovinare il listone, utilizzo un pezzo di cartone, pratico il foro. Ok. E avvitiamo. Bene, abbiamo finito con un isolotto, o meglio quasi finito, perché la parte finale la farò con degli scarti dei profili di alluminio. Ora si tratta di posare, io lo chiamo l'isolotto, di fianco a questo. Come procediamo? Diamo una certa distanza tra la testa delle doghe. Quanto distanza dare è scritto nel manuale. Se la temperatura di posa è inferiore ai 20 gradi, come nel mio caso, occorre che le teste delle doghe siano distanziate di 8 mm. Io terrò un centimetro circa. Quindi poserò questo profilo parallelo al precedente, a una distanza di circa un centimetro, e qua sopra inizierò a posare la testa delle doghe. Poi, visto che il mio profilo non è lungo abbastanza, ne
poserò uno di fianco, sempre con la distanza di un centimetro dalla testa delle doghe, perché ricordo che i profili non vanno messi testa a testa, ma vanno appunto allineati, come in questo caso, per quella che è la lunghezza di una doga almeno, quindi nel mio caso sempre 15 centimetri. Per distanziare i profili di alluminio uno dall'altro potete misurare appunto la distanza, ma più comodo vi consiglio di costruire degli spessori come ho fatto io, bastano dei semplicissimi legno, così li andiamo ad appoggiare e abbiamo subito la distanza, la misura da tenere tra un travetto e il successivo. È un materiale resistente, ma possiamo tagliarlo con un semplice seghetto alternativo. Con la troncatrice si taglia come il burro. Abbiamo quasi finito la pavimentazione della prima bolla. Purtroppo stiamo impiegando tanto perché l'estremità finale dei listoni è curva, deve essere curva, quindi li stiamo sagomando. E questo lavoro ci fa perdere tantissimo tempo. Normalmente si posa questa pavimentazione su superfici con linee rette. In questo caso il lavoro è davvero molto 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 più veloce. Ora sto facendo il pavimento per la seconda bolla. Il tempo, ahimè, non mi è amico. Un altro consiglio che mi sento di darvi: quando terminate un isolotto, io non sono molto tecnico, per isolotto intendo quest'area, quella che arriva fin qui e parte da qui, quindi intendo questi listoni di VPC interi. Ecco, quando arrivate alla fine, lasciateli sporgere di un pochettino, un centimetro. Non arrivate a metterli proprio sopra al profilo di alluminio. È giusto per una questione estetica. Se non andate perfettamente dritti, così facendo non si vedrà il profilo di alluminio sottostante, altrimenti potrebbe intravedersi. Non sarebbe un grande errore, però così secondo me esce meglio. Ultimo passaggio per fissare i listoni laterali, questi qua che non ci sono, che ho momentaneamente rimosso. Vi mostro come fare, è semplicissimo, lo farò senza usare le apposite clip. Ecco, per intanto sono riuscito pure a trapanare un dito e ho messo il guanto, così almeno non sporco tutto di sangue, sono un campione. Si tratta di mettere semplicemente delle viti al traverso che vanno a bloccare il listone sul listello, quindi sul, nel nostro caso, sul profilo di alluminio. Thank you.
questo è il risultato finale. Io ho posato il decking circa 2 mesi fa, ha preso tantissima acqua perché qui continua a piovere, come vedete infatti è bagnato. Il risultato devo dire che è molto buono, io non sono un professionista, ripeto, ma devo dire che la posa è risultata quasi professionale. Ecco, vi faccio notare che non ci sono scricchioli, sentite? Nessun tipo di scricchiolio. Ovviamente ora il deck è bagnato, però la colorazione devo dire che non ha subito variazioni, ecco, non emana nemmeno tanti cattivi odori. Quando l'ho posato avevo un po' di odore, sapeva di colla, credo sia normale, adesso questo odore dopo 2 mesi è andato. Eccolo qua il nostro deck. Ecco, un'ultima precisazione, quando ho effettuato il pagamento, per il pagamento mi è stato fornito un IBAN di un conto straniero. All'inizio ho diffidato un po' anche perché la cifra alla fine era abbastanza importante, però tutto è andato bene, la merce mi è stata consegnata a memoria entro un paio di settimane, non ha impiegato molto, quindi ecco, io con questo deck devo dire che mi sono trovato molto bene. Per questo video finalmente tutto, lo sto registrando da non so quanti mesi oramai, come sempre ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!